di Off-White. Pernottiamo alla Malga Grantagar con una calorosa e gradita accoglienza. Guarda, ma sta piovendo qua. No, si chiama la parete delle gocce. Per qualche motivo, eccola qua. Ci sarà un motivo. Il giovane che gestisce la Malga, cosa non scontata, ha buone competenze sulle vette circostanti e ci dà qualche dritta. Ci spostiamo subito verso il campanile di Villacco e passiamo sotto la parete delle gocce prima di arrivare al rifugio Corsi, chiuso. Attorno al Corsi c'è un branco di femmine con i piccoli e i giovani fino a 2 anni. Sono così confidenti che da lontano potevano sembrare delle capre rinselvatichite. La loro distanza di fuga, infatti, è di poche decine di metri, mentre i camosci scappano già quando l'uomo si avvicina a più di un centinaio di metri. Superata la parete delle gocce, andiamo dritti verso la forcella Mosè. Tra i numerosi individui che incontriamo ci sono pochi maschi adulti. Essi si distinguono per l'imponente impalcatura ossea ricoperta di sostanza cornea e dal conteggio degli anelli si risale al numero di inverni trascorsi e quindi all'età dell'animale. Guarda come se lo prende, guarda come se lo protegge. 100.000 anni fa lo stambecco viveva in tutte le regioni rocciose dell'Europa centrale. Ne sono testimonianza anche i disegni sulle grotte ad opera dei popoli del Paleolitico. Dal XV secolo, con lo sviluppo delle armi da fuoco, la popolazione fu sterminata sull'arco alpino soprattutto perché, come accadeva fin pochi anni fa in Cina con le corna di rinoceronte, le corna di stambecco in polvere furono utilizzate come rimedio contro l'impotenza e il suo sangue come rimedio per i calcoli renali. Nel XIX secolo vi era ormai solo qualche centinaio di individui nelle Alpi italiane e francesi. Fai Marco, fai che spieghi, di qualcosa di importante. No, ma non vale. Tipo raggiungiamo, saltiamo il quinto C, andiamo dritti su, non so qualcosa. Andiamo dritti sul sesto. Dritti sul sesto. Con le reintroduzioni, oggi si contano qualche decina di migliaia di individui nell'arco alpino, soprattutto a quote elevate, con ambienti rocciosi al di sopra del limite degli alberi. Che non c'è da proprio in questo momento, mi trovo nel ventre del nevaio. Bello. Per Marco è la prima ferrata in assoluto, dopo un piccolo test sulle rose d'inverno in Varosandra. È un atleta allenato, ma c'è pur sempre l'incognita della fatica per tante ore, 6-7, con lo stress del senso di vertigine che il precipizio può provocare ed il peso dello zaino consistente per 3 giorni di escursione con tutto il necessario per mangiare e dormire. Si discute molto nel mondo alpinistico sull'opportunità di ingabbiare le montagne con cavi, catene, fittoni cementati, gradini di ferro e scale, banalizzando così le difficoltà alpinistiche. Però ci sono persone attente all'ambiente, non arrampicatori, ma disposti a far fatica per raggiungere le belle cime dei monti, rinunciando a funivie, motori o addirittura elicotteri. Con tutti, ci stanno seguendo. Ora è tutto il branco. Ma che banda? Sanno che adesso in estate il pelo dello stambecco è corto, bruno chiaro e si rinfoltisce in autunno con un bruno scuro per una maggiore protezione dal freddo. È talmente adattato all'alta quota e al freddo da essere uno dei pochi mammiferi esistenti che non ha ghiandole sudoripare. Da che gli arriva l'altro che spunta? Il ventre è di colore bianco e le zampe bruno scuro. Guarda come vanno giù. Allora, qui il nostro amico Marco è rimasto colpito da
Whalistack. Whalistack. E cosa vuoi fare tu adesso come Whalistack? Io vorrei superare i suoi limiti. Bene. Col tempo. 7 ore e 29, se non ricordo male, Grand Jurass, Cervino e parete nord dell'Aiga. Sì, sotto. E quindi puntiamo a fare questo in 30 secondi, in 30 minuti. 30 minuti. 30 minuti, vai. 30 minuti. Vai, dopo metto velocizzato così sembra che corri davvero. Bravissimo. Da ragazzino tutta la sicurezza era riposta in un cordino da 3 o 5 mm girato attorno alla vita ed un unico moschettone, garanzia quasi certa che in caso di caduta mi sarei distrutto la spina dorsale. Oggi si dispone di imbraghi, corde, dissipatori, guanti, moschettoni con sicure e caschetti che rendono l'arrampicata più sicura e serena pur nella consapevolezza che la sicurezza in montagna non esiste mai. Se ne accorgerà Marco, perplesso per le rocce che gli resteranno in mano nel momento della presa. Le Giulie fanno questi scherzi. Marco ha imparato così bene le indicazioni che lui stesso, quando mi prendo qualche licenza, a richiamarmi all'ordine. Aspetta almeno ad un chiodo di distanza da me prima di salire. Aggancia il secondo moschettone prima di liberare il primo e così via. Mi piace anche che abbia preso sul serio l'etica della scalata, rinunciando a tenersi sul cavo, che usa solo come sicurezza, per affrontare con le mani libere la roccia. Eccolo qua, siamo a 9 km e mezzo. Grande Marco. Vai, 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 scusa, ti ho interrotto. No. Il dissipatore ha il compito di dissipare l'energia cinetica della caduta. Da giovane, dicevo, non lo usavo perché non esisteva. Poi questo attrezzo ha cominciato a basarsi sul principio dell'attrito derivante dallo scorrimento della corda nel dissipatore, che riduce la forza d'arresto a livelli sopportabili. E negli ultimi anni sono entrati in uso anche dissipatori a strappo, con una fettuccia ripiegata con cuciture multiple, che cedono progressivamente durante l'arresto della caduta con un effetto di frenata morbida. Facile. Marco ne ha facile, uno. Facile, facile, facile. Arrivo. Dai, gli ultimi 7 km è fatta. Osservate in questo esemplare giovane il ventre bianco con quel contorno più scuro e le zampe, adesso un po' di paura, è un po' perplesso, e le zampe di colore marrone scuro anch'esse. Ecco, adesso si sta prendendo un po' di confidenza e andrà probabilmente a scavare un po' nella roccia per ricavarne un po' di sale. Eccoci. Gli stambecchi mangiano tanta erba e germogli e si abbeverano poco. Gli accoppiamenti degli stambecchi avvengono durante dicembre e gennaio, anticipati da spettacolari scontri tra maschi. La gestazione dura 6 mesi e il piccolo è in grado di stare in piedi dopo pochi minuti seguendo la madre sulle pareti a strapiombo. Ah, ecco, mi stavo chiedendo che cosa l'avesse spaventato e sta comparendo un individuo più grande. C'è una gerarchia come in tutti i branchi degli ungulati, tra i cervi, i caprioli, i camosci, una gerarchia molto forte che viene rispettata. Ecco, adesso se ne va e lascia lo spazio al più adulto. I due grossi unghioni morbidi e divaricabili gli permettono di non scivolare sulle rocce, cosa che a noi capita spesso nonostante le costose suole Vibram. Penso di sì. E per poco no, 17,40. Le imbragature utilizzate in ferrata sono di due tipologie, imbragature alte e imbragature basse.
La differenza sta nella posizione del punto di collegamento con il set da ferrata, che nell'imbragature alte si trova sul petto, mentre nella seconda, in quella bassa, si trova all'altezza del bacino. L'imbrago alto è più efficace nell'evitare che, durante la caduta, il corpo si capovolga e concluda il volo a testa in giù. Marco, però non deludermi. Aumenta il rischio di forti compressioni nell'area pettorale e danni alla colonna vertebrale. Si deve sempre cercare di trattenere il moschettone al di sopra della mano o del braccio. Infatti capita che, dimenticandolo indietro, questi si incastrino, agganciandosi a chiodi di frazionamento, portandoci a sbilanciarci magari proprio in un passaggio difficile. Questo ci è accaduto spesso durante la nostra arrampicata. Aspetta che non ti ce lo butti addosso. Guarda che belle formazioni queste qua, spettacolari. Siamo arrivati in vista della Forcella Mosè. Le formazioni ricordano la forma del santo quando apre le tavole con i comandamenti. Prima tavola, seconda tavola, leggermente più a destra, forse non si vede altrettanto bene. Da notare la posizione persevera, del pubblico. Cosa? Il professore sta parlando, faccia silenzio. Dicevo, la posizione severa e pensosa del santo che guarda verso ovest, verso l'occidente, verso la morte, rappresentare. No, guarda verso l'avvenire, perché l'occidente è il futuro dell'umanità. Adesso. Sì, solo per far foto, per vedere. Sì, beh, ma fanno comunque dei censimenti, eh.